Agrigento, al caos nei pressi della casa natale di Luigi Pirandello, in occasione del 154esimo anniversario della nascita dello scrittore premio Nobel, alle ore 3 dell'alba del 28 giugno è stato celebrato l'anniversario della nascita a cura del presidente del Pirandello Stabile Festival di Mario Gaziano, del CESAPA di Paolo Cilone e del Parco Letterario Pirandello di Dino Barone. In proposito, domani sera, giovedì 1 luglio, su Teleacras, intorno alle ore 21, sarà in onda una nuova puntata di Punto Fermo dedicata all'evento intitolato Caddi come una lucciola. Adesso seguiamo un servizio scritto da Mario Gaziano, letto da Giuseppe Portannese, con le immagini di Diego Romeo. Vincerà, la Sicilia libertà, vincerà. Ad Agrigento, al caos. Alle ore 3:15 del 28 giugno 2021, nell'area della Casa Natale Museo di Luigi Pirandello e nel patio del Parco Letterario Pirandello di Dino Barone, si è celebrata la quinta edizione dell'originale, suggestiva e commovente manifestazione Caddi come una lucciola, ufficiale celebrazione della nascita di Luigi Pirandello, nato proprio lì e proprio alle 3:05 antimeridiane, in piena prealba, orario straordinario di nascita del Nobel agrigentino. Una manifestazione semplice e ben articolata nella sua struttura, con diversi momenti di straordinario valore culturale ed artistico. L'accensione del tripode della memoria pirandelliana, proprio dinanzi la Casa Natale Museo di Pirandello. Gli interventi degli organizzatori. Paolo Cilona, presidente del CEPASA, ideatore della bella manifestazione tra le più originali dedicate al nostro illustre concittadino agrigentino. Mario Gaziano, promoter pirandelliano internazionale, curatore e regista della manifestazione sin dal suo nascere. Dino Barone, appassionato cultore di Pirandello, presidente del Parco Letterario Pirandello al Caos, che ospita e condivide organizzativamente la manifestazione. Peraltro, questa edizione è stata anche segnata positivamente e per la prima volta dalla presenza istituzionale dell'assessore comunale di Agrigento alla Cultura, dottor Costantino Ciulla, che è intervenuto con un'apprezzata dimensione culturale, territoriale e sentimentale di memoria personale. La seconda fase ha visto i poeti storici della nostra terra proporre i loro componimenti poetici in onore di Pirandello. La straordinaria Stella Camiglieri, la signorile Maria Assunta Maio, il serio e consapevole Giovanni Licata e il memorialista semplice e intenso Gianni Costanza. E poi la fase delle eccezionali esibizioni dei più importanti artisti, attori e attrici pirandelliani, espressi dalla nostra terra. Una precisa, coinvolgente, appassionata Maria Fantauzzo, che ha offerto il monologo introduttivo del pirandelliano Così è se vi pare. L'emotivo e attrattivo Angelo Cinque, che si è misurato nella porzione conclusiva del celeberrimo Signore dal fiore in bocca, e a concludere le azioni recitative della sempre brava, commovente, giovane attrice protagonista del Pirandello Stable Festival, Maria Grazia Castellana, che ha proposto il monologo elegante e onirico de La signora Collins di Tennessee Williams, quale grande epigono proprio nella follia onirica di Pirandello. I maestri Gioacchino Marrella e Gianni Costanza hanno dato senso alla dimensione della dialettalità girgentana di Pirandello, eseguendo i grandi brani della tradizione popolare siciliana. Insomma, una vera, grande, semplice, appassionata manifestazione che lo stesso Pirandello avrebbe apprezzato certamente. Lui, che cadde come una lucciola dal cielo del caos in questa casa rurale di campagna, di fronte al suo mare azzurro africano che amava tanto. La manifestazione è documentata dal regista filmmaker Diego Romeo.